troviamo in Piazza Varsi, siamo con Giuseppe Zanetti che fa parte del GAE, vero? Oggi cosa fate? Perché siete in tantissimi, dove andate? Allora, oggi siamo circa 100 persone, e il GAE è la nostra associazione a livello nazionale, in realtà poi siamo un'associazione trekking tarocino che opera ormai sul territorio da tanto tempo. E una volta l'anno facciamo questo specie di raduno dove facciamo varie escursioni gratuite e poi andiamo tutti a pranzare insieme con i nostri clienti. Noi abbiamo più di 12.000 follower su Facebook, ormai siamo diventati una realtà abbastanza importante, diciamo a livello nazionale addirittura, per quanto riguarda le guide ambientali escursionistiche. E niente, oggi festeggiamo i nostri 11 anni di attività. Importante secondo me è il fatto che per la prima volta, insomma, abbiamo fatto varie manifestazioni, però per la prima volta siamo sbarcati in Valceno. Varsi, le motivazioni, come dicevo prima, sono il comune è abbastanza centrale, quindi ci permette di dare un po' una visuale anche sui percorsi, diciamo, un po' più panoramici su tutta la valle, e anche per grazie alla collaborazione che abbiamo avuto in questi anni con l'amministrazione, con la quale abbiamo portato avanti diversi progetti. Grazie al trekking Tarroceno per aver organizzato questa escursione. Io credo che oggi per voi sarà, secondo me, una cosa molto interessante, perché ci saranno tre gruppi, uno che andrà sul Barigazzo, uno a Carpadasco e uno a Golaso. Avrete modo, per chi non è mai stato in Valceno, di vedere, appunto, purtroppo oggi piove, però insomma da una parte non possiamo farci niente, forse camminerete meglio, suderete meno, credo, ecco. Comunque credo che sarà una cosa molto interessante, vedrete qui le nostre montagne, i nostri boschi, e avete modo, secondo me, di conoscere meglio il nostro Appennino. Ecco. L'amministrazione vi darà a tutti una mappa in ricordo della vostra visita, eccola qua. Questa mappa qui verrà consegnata a ognuno di voi, in modo che avrete un ricordo di Varsi, e spero di vedervi presto ancora in Valceno grazie al trekking Tarroceno. Grazie ancora e benvenuti a Varsi. Prossimo evento in zona? Allora, l'anno scorso personalmente ho fatto in Valceno la traversata del Valceno, che è stato un successo. Abbiamo sempre fatto il sold out in tutte le date, quindi verrà riproposta anche quest'anno per ciò che concerne Valceno. Poi abbiamo tantissime escursioni, da quelle alla ricerca del fungo a quelle anche fuori dalle nostre valli, ricerca del fungo magari più in Valtaro, ma anche a quelle fuori dalle nostre valli. Verrà proposto il Gran Sasso, io proporrò il Gran Sasso quest'anno, proponiamo Malta, proponiamo... Questo ci serve perché ogni escursione così importante che noi facciamo, così più famosa, diciamo, magari anche come destinazioni, porta sempre gente nuova che poi noi portiamo però nelle nostre valli. Oggi sono 11 anni, come dicevo, della nostra associazione, e ricordo benissimo le prime escursioni quando radunavamo 4-5 persone, oggi siamo in 100, quindi 14 guide associate, quindi insomma diciamo che siamo diventati una bella realtà. Davide Galli, tu sei stato ex presidente di che cosa? Allora, ex presidente di AIGAE, l'Associazione Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, che sono 3.500 in tutta Italia. E adesso cosa sei? Un consigliere nazionale in fase di chiusura del triennio, e darò sempre una mano all'associazione e posso tornare a concentrarmi sul territorio finalmente. Bene, oggi ha organizzato Zanetti, tu però sicuramente hai collaborato. Beh, siamo riusciti a fare in Valceno, perché dopo alcune edizioni che abbiamo fatto in Valtaro ci chiamiamo Valtaro e Valceno, e quindi abbiamo insistito per essere nella nostra valle. Varsi ha delle possibilità di sentieri e paesaggi che sono veramente unici e stupendi. In particolare io oggi andrò al Barigazzo, a cui sono particolarmente affezionato, anche perché io abito dall'altro lato del Barigazzo, e quindi insomma, poi Città d'Umbria ha una magia che è insostituibile. Senti, da quanti anni fai parte di questo gruppo? 11, perché sono uno dei 4 fondatori e oggi festeggiamo l'11° anniversario, quindi eravamo 4 compagni di corso, come si direbbe 4 amici al bar, e
man mano ogni persona che ha fatto il corso in Valtaro e in Valceno siamo riusciti a portarla all'interno del gruppo. Queste camminate portano tanta gente nelle nostre vallate, che è molto importante, direi. Speriamo soprattutto indotto, nel senso che ci accorgiamo che facendo iniziative adesso più strutturate, più complesse, adesso che siamo più maturi, più giornate, collegamenti tra le iniziative, la gente inizia a fermarsi, mangiare, tornare in valle. C'è anche un altro fenomeno interessante che ci hanno raccontato da un immobiliare, che molti nostri clienti hanno poi acquistato almeno la seconda casa. Speriamo che diventino anche le prime.